Sindaco Zambon, siamo reduci da questa visita ai cantieri. Conegliano è una città in cui anche nella settimana di Ferragosto i cantieri sono operativi. Beh, è un bel risultato anche questo, un segno che le imprese hanno ben coscienza, oltre che obblighi di contratto, che devono portare a termine i lavori prima dell'apertura delle scuole e comunque nel caso della palestra stadio hanno anche l'interesse a anticipare i tempi per consentirci di avere un impianto sportivo che stiamo attendendo nel più breve tempo possibile. Quanti cantieri sono in opera e perché importi? In questo momento sono aperti 16 cantieri, di cui 14 su scuole, uno su strade, via Pittoni, e l'altro per il Palazzetto dello Sport. Sono in partenza altri lavori, a fine mese porteremo in giunta l'approvazione del piano delle asfaltature della città. A settembre avremo altri due progetti importanti, quello del Umberto I e della Amerigo Vespucci, e in più abbiamo queste due grandi opere che sono in partenza con le gare, una già conclusa che è quella dei cimiteri, l'importo lì sono circa 8 milioni diluiti, spalmati nei prossimi esercizi, e 4 milioni di euro adesso che sono quelli legati al nuovo sistema di illuminazione della città. Diciamo che grazie a questi interventi si riesce anche a dare un contributo importante all'economia locale. Sicuramente i cantieri aperti significano ricchezza, significano economia per le imprese, ma anche per tutto il collegato, perché se le imprese sono locali, i beneficiari sono gli operai, il personale locale. Se le imprese magari non sono locali, comunque beneficiano tutta una serie di altri soggetti che prestano i servizi alle persone che sono qui. Quindi possiamo augurare, anziché buone ferie, buon lavoro a Ferragosto. Sicuramente sì.